Buongiorno, oggi ci troviamo a Cercenasco per parlare del catalogo Circa con Emanuela Sarzotti, funzionaria della città metropolitana di Torino ed il gruppo del servizio civile con cui si occupa di riqualificazione e compensazioni ambientali. Emanuela, come nasce questo gruppo? Il gruppo, che si chiama appunto Gruppo di Lavoro per le Riqualificazioni e le Compensazioni Ambientali, nasce nel 2020. Ed è stato istituito dalla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Torino proprio per dare supporto a chi si occupa di procedimenti di autorizzazione ambientali, con l'obiettivo di andare a individuare delle aree sul territorio metropolitano dove far ricadere degli interventi di riqualificazione ambientale. Il gruppo è supportato e si avvale del lavoro, di prezioso lavoro dei giovani del Servizio Civile Universale, che vanno poi a fare dei sopralluoghi e a fare ulteriori approfondimenti sulle segnalazioni che raccogliamo in quello che si chiama il catalogo Circa, il catalogo degli interventi di riqualificazione ambientale, compensazione ambientale. E guarda, se vieni con me andiamo a conoscere i ragazzi del Servizio Civile e le ragazze del Servizio Civile. Un piacere. Ho raggiunto i ragazzi del Servizio Civile, Federico, Matilde ed Ilaria, che collaborano con noi per le puntate di Connettere l'Ambiente. Ragazzi, quale attività prevede il vostro progetto? Allora, l'attività cardine del nostro progetto consiste nell'implementazione del catalogo Circa, ma ci occupiamo anche di monitoraggi di specie animali e vegetali e di educazione ambientale nelle scuole. Ci potete spiegare meglio il catalogo Circa? Sì, ciao Desiree. Il catalogo Circa è un vero e proprio catalogo. Come forse ha detto Emanuela prima, sta per catalogo di interventi di riqualificazione e compensazione ambientale. Difatti quello che noi facciamo con il catalogo Circa è quello di andare a inserire delle aree, censire delle aree di particolare interesse naturalistico o aree che hanno bisogno di essere riqualificate. Questo, diciamo, è il pro di questo progetto, è quello lì di tutelare la biodiversità, implementare la rete di infrastrutture verdi e di contrastare in particolare in questo periodo il cambiamento climatico. E come segnalate queste aree? Sono i comuni e gli enti territoriali a segnalarci le aree e poi noi andiamo ad eseguire dei sopralluoghi e compiliamo una scheda di campo. Grazie ragazzi. Grazie a te. Ciao Irene, tu svolgi il tirocinio presso Città Metropolitana. Di cosa ti occupi esattamente? Io mi occupo del censimento delle risorgive dei fontanili del territorio, che sono delle zone in cui affiorano le acque sotterranee e qua all'interno della Città Metropolitana è presente una fascia, dove siamo anche adesso qua a Cercenasco, che si chiama fascia delle risorgive, in cui è più probabile trovare questa tipologia di ambienti. Infatti qua dietro di me vi è un esempio pratico di un affioramento di risorgiva che stranamente mantiene la presenza di acqua. Infatti questi ambienti sono stati particolarmente colpiti dalla crisi idrica ed è probabile trovarli in secca in questo periodo. Bene, io ti ringrazio. Ringrazio Emanuela e tutti i ragazzi del Servizio Civile. Emanuela, l'acronimo sta a significare catalogo per